sta per iniziare la partita del Perugia ed ecco proprio davanti a noi nelle tribune le majorette seguite dalla banda che scandiscono le note dell'inno, accompagnate anche dai tifosi tutti in coro che con entusiasmo acclamano la loro squadra. Perugia che si è radunata allo stadio di Santa Giuliana oggi 22 giugno per celebrare questo trionfo almeno sportivo. E veramente sono tutti protesi nell'entusiasmo. Applauso scrosciante di Perugia tutta verso Papi Beniamini. Dovrebbe esplodere questo stadio tra poco quando gli 11 giocatori biancorossi verranno fuori dagli spogliatoi. Oggi è l'ultima partita di campionato, il Perugia ha vinto il campionato di Serie B.
Le bandiere che vengono portate lungo la pista sono quelle riguardanti le squadre che dovrà incontrare il Perugia nel prossimo campionato di Serie A. Ecco il nostro vecchio glorioso Milan, portata da tre bellissime ragazze con i tamburelli, vestite con dei costumi locali. Questo è il Torino. Ecco il Bologna. Mentre i tifosi perugini già inneggiano alle vittorie del futuro campionato. Ed ecco la Fiorentina. Segue poi la bandiera dell'Inter. Quella del Cagliari. La bandiera del Cesena. Quindi segue l'Ascoli. Ed infine, ultima, la bandiera del Perugia. Mentre tutto lo stadio inneggia al suo passaggio. Perugia hanno battuto il Bologna per 4-1 e si sono conquistate anche loro il posto in Serie A. Ecco davanti a noi il gruppo folcloristico di Magione, che è tornato dall'est proprio per venire a partecipare al trionfo del Perugia. L'esibizione del gruppo folcloristico davanti alle tribune, accompagnata sempre dal tifo degli sportivi del rettilineo. Gradita l'esibizione del gruppo folcloristi, molto carine le ragazze.
Ecco, passa proprio davanti alle tribune ora il gruppo folcloristico del Calendimaggio di Assisi. Gruppo folcloristico al completo, con le clarine seguite dai tamburi, infine dalla Madonna con il nobile medievale, i gonfalieri delle contrade. Tifosi del Perugia, accompagnati dai tamburi, scandiscono il grido sì sì, ben ci sta questo grifo in Serie A. Facendo attualmente lo speaker Limonero Niri di Gubbio e annuncia gli amici sbandieratori che entreranno con le bandiere dei colori del Perugia. Mi segua bene. Ecco le bandiere portate dai ragazzi guidati dal professor Giuseppe Sebastiani, che è il quarto. Vediamo il primo Enrico Viola, seguito da Marco Caioli. Nella fila sinistra, invece nella fila centrale, troviamo il professor Sebastiani con bandiera nera e stemma rosso. Esegue il numero 12.